Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale, sono Orso. Mi spiace aprire la visuale del video con questa melma, però oggi proviamo una cosa nuova. Allora, io devo dare adesso la prima tranche di concime liquido alle piante. Sono passate circa 3 settimane dal momento del trapianto, quindi è il momento, stanno cominciando a venire fuori i frutti. Questo è stallattico pellettato, ho appena messo un po' d'acqua, quindi si è un po' annerita. Ho acquistato questa tanica qui, è un 20 litri con l'innesto rapido. Qui adesso poi ci collegherò tutto l'impianto a goccia e irrigherò una parte per volta il mio orto, così vedo quanto fertilizzante ci va per ogni lato del mio orto. Questo ovviamente l'ho messo perché ora, se poi travaso tutto, lo perdiamo. Ora, siccome non ho 3 giorni di tempo per aspettare che si sciolga, voglio provare questo sistema qui. Dovrebbe essere un pochino più veloce. Vi dico la verità, ho fatto colazione da poco, questo odore non è che mi aiuta molto, quindi se magari dovete farlo, fatelo a stomaco vuoto. Ora, qui dentro ho messo circa 2 kg di stallatico, avendo 20 litri di acqua e il 10%. Ora, questo l'ho messo a bagno, dico la verità, un paio di ore fa si è già ammorbidito, quindi è abbastanza agevole lo scioglimento. Adesso poi lo controlliamo. Questo è l'attrezzo che si usa per mischiare il cemento, la vernice e quant'altro. Ora, il problema qual è? È che devo cercare di renderlo più liquido possibile, cioè senza polverina, altrimenti poi mi ottura i tubi dell'impianto a goccia e ho fatto più danni che altro. Ora farò così, comincio a travasare solo la parte superiore, dopo aggiungo acqua, continuo a miscelare fino ad arrivare ai 20 litri circa. Mi sono spostato, mi sono messo in una zona un pochino più in piano, ho acquistato questo imbuto col filtrino interno, una retina. Quindi questo sarà utile per filtrare la polvere. Avevo fatto delle prove prima di registrare questo video senza filtro e purtroppo la polverina, che non si è sciolta, tende poi a intasare tutti i raccordi, quelli piccolini. Quindi ve lo dico per esperienza. Adesso risolvo il problema con questo sistema qui. Adesso lo travaso e lo filtro. Un po' di tempo, faccio vedere poi quello che rimane sul filtrino. Aiuto solo un attimo la discesa del liquido con questo cacciavite. Sono davvero molte impurità, quindi vi consiglio davvero di filtrarlo, perché sennò intasate tutto. Vedete, a parte qualche fogliolina che era nell'acqua, ci sono molte impurità. Ok, il lavoro è lungo e tedioso, ve lo dico subito. Adesso è un quarto d'ora quasi che continuo ad aggiungere acqua e a girare con l'agitatore, con il trapano. Spesso si ottura questo con la polverina, quindi metto un po' di quello e un po' di acqua pura e smuovo con un cacciavite e con un bastoncino. Vi dico subito, è un lavoro un po' tedioso, come vi dicevo, però ci si mette sempre meno che i 3-4 giorni richiesti con il vecchio procedimento da tenere a bagno lo stallatico pellettato e girare ogni tanto. Quindi qua in 2-3 ore riusciamo a fare il lavoro di 3 giorni. Bisogna fare poi un conto delle piantine. Se ogni piantina io lavo 0,5 litro di acqua con stallatico pellettato, ecco, facciamo una botta di conti. Questo è 20 litri, riesco a fare 40 piantine e quindi da lì mi regolo per quante volte devo riempirlo e fare questa operazione qua. Diciamo che con l'orto che ho io, in mezza giornata ho dato lo stallatico pellettato in forma liquida a tutte le piantine. Questa operazione la faccio ogni 15 giorni circa, utilizzo soltanto lo stallatico pellettato. Quest'anno non ho utilizzato neanche la pollina, non mi sono organizzato per tempo e quindi sto utilizzando soltanto questo. Ok, ho finito l'opera di travaso, l'ho miscelata con l'acqua, l'ho collegato all'impianto,
qui c'è la mia pompa esterna e ho regolato il selettore sulla parte dell'orto dove ci sono melanzane, peperoni e mais soprattutto. Ora accendiamo, dopo ovviamente bisogna prevedere un'operazione di lavaggio. Qui dobbiamo dargli aria. Perfetto. Benissimo. Piano piano entrerà in circolo e mi irrigherà tutta questa parte di orto che, se avete visto il video sulla grandine, è quello che ha subito i danni maggiori. Quindi era anche per quello che volevo dare loro un po' di fertilizzante. Comunque le melanzane nel frattempo si sono riprese, è passata meno di una settimana, le foglie sono tutte su, pur bucate sono tutte su. Ho fatto i 3 trattamenti con i propoli, vedete? Zucchine e quant'altro. Ora aspetto qualche minuto e provo a vedere dai tubi superiori se mi esce questo mix di stallatico pellettato liquido. Nel frattempo in pochi minuti mi ho già dimezzato la tanica, quindi penso dovrò farne almeno 2 se non 3 di queste taniche qui. Bene, ci aggiorniamo tra poco. Bene, io, come vedete, a me piace sperimentare, provare, non lo so se è un sistema valido o meno, io mi sto trovando discretamente bene, bisogna solo appunto fare attenzione a filtrarlo bene perché altrimenti si otturano i forellini e poi sono problemi grossi. Ve lo dico perché mi è successo prima di cominciare a registrare, ho fatto delle prove, ecco perché poi sono arrivato a questo tentativo e ci sono riuscito, insomma. Bene, spero che questo video vi sia stato utile, soprattutto se utilizzate il sistema di irrigazione a goccia, quindi o andate lì piantina per piantina con l'innaffiatoio come facevo io fino all'anno scorso, oppure con un sistema del genere, 10 euro la tanica, un trapano, un agitatore, si riesce a fare tutto quello che si deve fare. Se mi volete scrivere nelle note come fate voi, ve ne sono grato. Nel frattempo vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi auguro una buona giornata.